YouTube va di moda iniziare i video con questa frase: io questo video proprio non lo volevo fare. Ecco, faccio lo youtuber al 100% e utilizzo le stesse parole, ma non perché non fossi interessato a farlo. Semplicemente non penso di avere le competenze per parlare di questa cosa e quindi non potrò andare nel dettaglio per quanto riguarda questo argomento, ma ho diverse esperienze perché comunque io, bene o male, mi sono fatto 2 anni continuativi di abbonamento all'allora Juventus Stadium, quello che oggi chiamiamo Allianz Stadium, lo stadio della Juve, oltre ad aver visto tante altre partite in giro per l'Italia o in giro per l'Europa, proprio della Juventus, o altre partite sempre all'Allianz in stagioni differenti da quelle 2 in esame in cui appunto avevo l'abbonamento. Oggi lo faccio con addosso una maglia vintage perché parleremo un po' degli anni passati e soprattutto questa è una delle maglie che mi ha regalato mio papà della sua collezione, quelle che lui ha sempre cercato di acquistare quando era più giovane, quando aveva la mia età, quando andava allo stadio. Mio papà ha fatto anni e anni di abbonamento al delle Alpi, tutte le volte che giocava la Juventus andava allo stadio dappertutto e quindi sicuramente lui sarebbe stato utile e anzi magari in futuro chiederò a mio papà disponibilità proprio per creare un contenuto diverso, proprio come vi dicevo all'inizio, io non ho competenze in certi ambiti perché certe cose non le ho vissute, invece lui che le ha vissute sicuramente potrà dire di più. Probabilmente avrete capito il tema, l'argomento di questo video. Si parla della curva della Juventus, dei tifosi, degli ultra, di quello che sta accadendo allo stadio della Juve. Perché non ne volevo parlare? Appunto perché non credo di avere abbastanza elementi a disposizione e non voglio nemmeno entrare all'interno della discussione che c'è stata. Ovviamente stiamo parlando del processo della Sbanner che è avvenuto nel 2016 o giù di lì e di tutto quello che è accaduto tra la dirigenza della Juventus e gli ultra della Juve, ancora una volta lo ripeto, perché io qui non ho competenza e quindi non voglio entrare intanto in discorsi che non sono calcistici, stiamo parlando di processi, quindi di qualcosa che va al di fuori del campo. E soprattutto perché tante volte mi ritrovo nei commenti dei video o comunque nei messaggi privati o su Twitter persone che mi scrivono: perché voi youtuber della Juventus di questa cosa non parlate mai? È un argomento tabù? Avete direttive? Non vogliono che se ne parli? Sinceramente niente di tutto questo, e come ho detto in precedenza, quando non sono completamente ferrato su un argomento preferisco non parlarne, a maggior ragione se va al di fuori del campo da calcio. Ma dato che io da tifoso della Juventus sono stato tante volte allo stadio e ancora una volta sarò allo stadio mercoledì per la finale di Coppa Italia, credo proprio di poter esprimere la mia opinione da tifoso. E ora farò coming out perché ovviamente è giusto dirlo, io ho fatto 2 anni di abbonamento e li ho fatti il secondo e il terzo anno di Antonio Conte, quindi in occasione del secondo e il terzo scudetto del ciclo dei 9 che abbiamo vinto, ero presente addirittura all'inaugurazione dello Juventus Stadium con Juventus Parma 4-1, con il gol all'esordio di Vidal, con il primo gol di Steiner, il rigore di Giovinco trasformato all'ultimo secondo per non far fare clean sheet a Buffon nel nuovo stadio. Sono stato allo stadio la partita in cui Buffon stesso fa quell'errore con il Lecce e ci condanna a un 1-1 che a poche giornate dalla fine poteva costarci lo scudetto, quindi io lo stadio l'ho vissuto tanto, anche nel primo anno di nascita, più qualche partita che sicuramente adesso mi sfugge. Sono stato, la mia prima partita allo stadio è stato Treviso Juventus 0-0, l'anno prima della Serie B, e poi la distanza geografica che mi separa da Torino mi ha impedito di dare continuità a questa esperienza, ma anche il secondo e il terzo anno di Conte mi sono gustato delle partite di Champions. Mi viene in mente per esempio una grande vittoria ai danni del Chelsea, campione d'Europa, che facciamo una vittoria larga in casa per 3-0, quindi tanta roba quella vittoria lì. Mi viene in mente la prima sconfitta, la sconfitta contro l'Inter di Stramaccioni per 3-1 in casa, mi viene in mente l'eliminazione contro il Bayern Monaco che poi farà il triplete praticamente 10 anni fa di Heynckes, quindi diversi ricordi legati a quelle 2 stagioni lì, più tante altre volte che sono tornato per gli affaracci miei senza avere un abbonamento e senza dare continuità. Perché dicevo coming out? Perché io in tanti anni che sono stato allo stadio, ragazzi, questa è stata una mia scelta, non sono mai stato un tifoso da curva. Io sono sempre voluto andare in tribuna, ma non perché non mi piacesse il clima festoso della curva, non mi piacesse cantare, anzi io quando vado allo stadio tuttora, e vado ancora sempre in tribuna per mia scelta, io canto
i corri su tutti, il modo di sostenere la squadra è ben chiaro, e mi è venuto in mente di fare questo video e ho avuto la conferma nel voler fare questo video sentendo le parole di Mourinho, dato che stasera all'Olimpico si affronterà Roma-Leicester, il ritorno della semifinale di Conference League, e Mourinho oggi ha detto: ci sono due modi per avere 70.000 persone allo stadio, quelli che vanno a vedere e quelli che la vanno a giocare, e io sono assolutamente a favore di chi sostiene che il tifo, il tifoso è il 12° uomo in campo. Quando c'è la bolgia, quando lo stadio si trasforma, è tutta un'altra cosa. Ed è ovvio pensare che la Juventus non solo per questo abbia iniziato ad andare male, perché sarebbe illogico pensare che semplicemente lo stadio sia la principale ragione del declino sportivo della Juventus da qualche anno a questa parte, ma secondo me al di là del livello della squadra che è diminuito, al di là degli errori societari che sono stati fatti, al di là dei cambi in panchina, al di là di tanti nomi che sono usciti e magari non rimpiazzati in maniera giusta, io sono dell'idea che anche il fattore stadio possa essere stato decisivo. Assolutamente sì, e mi piacerebbe rivedere il prima possibile lo stadio a tornare a quei livelli lì. Poi io ovviamente purtroppo, ragazzi, io sono del 92, ho iniziato a guardare il calcio nel 2006 col mondiale, avevo 14 anni, la mia prima stagione di Juventus è stata la Serie B, quindi io mi sono perso tante stagioni gloriose, mi sono perso tanti campioni, mi sono perso tante emozioni. Proprio oggi, che è il 5 maggio 2002, dicevo, i miei due più grandi rimpianti da tifoso della Juventus sono appunto essermi perso il 5 maggio, avevo una decina d'anni, mi ricordo qualcosina, mi ricordo mio papà, la felicità di mio papà, aperta e chiusa parentesi, mio papà è sempre andato in curva, invece quando gli ho detto: papà, io voglio andare in tribuna perché io voglio vedere dritta la partita, che è l'unica ragione per cui vado in tribuna, lui si è adeguato, ha capito e ha ritirato una carriera da tifoso da curva per accontentare il figlio che voleva semplicemente vedersi dritta la partita, che è questo è il motivo principale. E quindi mi ricordo mio papà che festeggiava. Un altro rimpianto è il 96, non aver visto la Champions, a maggior ragione dopo queste settimane di semifinali, di andate e di ritorno di Champions, che ci hanno veramente fatto impazzire, state cose assurde. Sono stato a Berlino, ho visto una sconfitta in finale di Champions, ecco, di questo posso vantarmi. Ho visto tanti scudetti, perché comunque alle premiazioni scudetto ci sono andato, non mi sono visto l'addio di Del Piero, purtroppo mi sono visto l'addio di Nedved, purtroppo non mi sono visto l'addio di Buffon, ho fatto delle trasferte in Champions, quindi io comunque bene o male il mio curriculum da tifoso allo stadio ce l'ho, e anche quando quest'anno siamo stati purtroppo eliminati con il Villarreal ero allo stadio, ero presente, ero in tribuna e ho cantato come se fossi in curva. Però ragazzi, è logico, cioè non prendiamoci in giro, sentire quello che è oggi lo stadio, io non riesco a percepirlo quando sono a casa, anche quando sono in live su Twitch, la gente me lo dice, mi dice: ma Luca, ma non senti che lo stadio è vuoto? Io faccio fatica. Quando sono in live, quando mi guardo la partita a casa, attraverso lo schermo, io faccio fatica. È una cosa sulla quale non riesco a concentrarmi, questo è un mio limite, un mio difetto, lo ammetto. Io non ce la faccio a concentrarmi su quello che è il tifo, perché sono talmente dentro la partita, su quello che succede, su quello che cerco di capire, che non ce la faccio. Cioè proprio il mio cervello stacca quella roba lì. Ma quando sono allo stadio si vede, si capisce, c'è una decina di minuti, quarto d'ora, durante un tempo e poi durante un altro, di canti, di cori, di supporto, e poi niente. E poi i sussurri, o comunque i tifosi delle altre squadre che addirittura vengono a cantare dentro casa nostra. Ora, ribadisco, un argomento delicato, perché si intrecciano più cose, non è soltanto il tifoso che va allo stadio, si intreccia addirittura un processo, c'è stato un procedimento dietro questa cosa qua, si parla di tribunali, si parla di denunce, si parla della Juventus stessa, del presidente della Juventus stesso che è intervenuto su questa cosa, e quindi per tanti Andrea Agnelli è diventato un personaggio scomodo all'interno della Juventus. Io credo che ci possa essere una via di mezzo rispetto a quello che si è cercato di combattere con Last Banner e rispetto a quello che è oggi lo stadio, perché oggi purtroppo lo stadio, ragazzi, la Juventus banca, cioè il 12° uomo della Juventus, quello in campo allo stadium difficilmente lo sentiamo. Poi magari a Roma per la finale di Coppa Italia sarà un'altra cosa, anzi sono abbastanza convinto che sarà un'altra cosa. In casa nostra, il nostro tifo in questo momento fa un po' fatica, ma anche le coreografie sono abbastanza fatte male, improvvisate, gestite dalla Juventus stessa e poi magari non eseguite correttamente. Quindi purtroppo questa cosa è brutta, da tifoso della Juventus la sento, mi sento di dirla, da tifoso della Juventus che ha vissuto lo stadio prima di quello che è accaduto adesso, che ha vissuto lo stadio
post-Covid anche, e io quando quest'estate sono andato a vedere Juventus-Empoli ero talmente tanto catturato dal fatto di essere finalmente tornato allo stadio che lì per lì mi sono detto, sì però non è proprio la stessa cosa, era da un po' che non ci andavo, l'ultima volta forse che ero andato direttamente allo stadium, boh, forse addirittura sì, dato che c'è stato il Covid di mezzo, era stato Juventus-Napoli 4-3 con l'autogol di Koulibaly e lì sì che ero in curva e l'ho vissuta diversamente, perché è inutile che ci prendiamo in giro, quando la vedi in curva e quando la vedi in tribuna sono due cose diverse. Poi in tribuna a me piace cantare, proprio perché negli anni che sono stato allo stadio questa cosa è diventata un ritornello, ma mio padre stesso, gli anni che vivevo con i miei, mio padre tornava a casa lavoro, cantava i cori della Juventus, veniva su dalle scale e cantava i cori della Juventus, quindi è quasi per osmosi anche sono entrati dentro di me. Per chi ha vissuto lo stadio, io ribadisco, purtroppo tante cose me le sono perse, ma tante altre le ho viste, chi ha vissuto lo stadio prima e dopo questa cosa la percepisce. Non ho idea di come si possa risolvere questa cosa, e come vi dicevo, questo video è scarno, è vuoto di contenuti, perché non so davvero che cosa dirvi se non parlarvi della mia esperienza e di quello che ho vissuto prima, di quello che ho vissuto dopo, di quello che spero di vivere già da mercoledì in una trasferta, perché è un campo neutro, dove la Juventus dovrà cercare di portare a casa almeno un trofeo. Quindi sì, questo ragazzi è un problema, non prendiamoci in giro, la Juventus ha un problema a livello di tifoserie, a livello di curva che non è più come era una volta, non c'è più quel supporto che c'era una volta. Tanti parlano di teatro, io credo che sia condivisibile il concetto che vogliono passare, no? Nel senso che la curva è un'altra cosa. Teatro è forse un termine forte, forse è un modo come un altro di esagerare nel contesto, però capisco, perché io ho visto prima e ho visto dopo. Ed è questo l'invito che faccio, già a partire magari dalla prossima partita in casa, che sarà l'ultima partita in casa, quindi quella contro la Lazio di Maurizio Sarri, e con Sarri allo stadium che torna per la prima volta, non so nemmeno come si reagirà, ma anche chi è in tribuna, ma soprattutto chi è in curva, cercate di farvi trascinare dall'atmosfera dello stadio. Io capisco che sia complicato, ma quello che vivo dentro lo stadio e quello che vivo davanti alla televisione, almeno parlo personalmente, quindi magari non è così per tutti, per me sono due cose all'opposto. Io fatico ad emozionarmi davanti alla televisione, ad arrabbiarmi davanti alla televisione tanto quanto riesco a fare là. Là le emozioni sono amplificate per 100. Sarà per quello che l'eliminazione col Villarreal per tanti è stata una roba normale. Per me, quel 3-0 allo stadio, io ragazzi ogni volta che penso a quello 0-3 del Villarreal, io ci sto malissimo, Sarà perché dentro lo stadio le mie sensazioni, le mie emozioni sono amplificate, ma banalmente anche la Supercoppa che abbiamo perso con l'Inter quest'anno, ero lì, ero a San Siro, Alessandro mi ha fatto in faccia quella roba lì. Io le prendo male, quindi io so che non dovrei andare a Roma, però penso, quest'anno spero, è il 3-0 del Villarreal, è l'1-0 dell'Empoli, è la Supercoppa, vabbè, questo mi è stato poco sul cazzo, il trofeo Gamper, erano andati a bere più che altro delle birre quest'estate, l'unica vittoria che ho visto è stato l'1-0 al Malmo con gol di Moise Kean, quindi io penso che per quest'anno lo stadio è già mandato giù abbastanza bocconi amari, quindi Juventus ti credo, per favore, almeno questa volta fammi un regalo, perché già le mie sensazioni e le mie emozioni vengono amplificate del 200%, adesso basta. E chiedo ovviamente ai miei fratelli di tifo, ai miei compagni di tifo, ai miei fratelli bianconeri, di sostenere la Juventus in quella finale lì ancora di più, di andare oltre i nostri limiti, perché veramente è 10 anni che vinciamo almeno un trofeo, e interrompermi sull'11° mi darebbe fastidio, e rinterrompermi ancora una volta di vincere di fronte all'Inter, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, che vinciamo di solito, e quest'anno ha vinto la Supercoppa, che l'anno scorso abbiamo vinto noi, anche la Coppa Italia, mi sembra un po' eccessivo, se aggiungiamo che oggi appunto è il 5 maggio, e quel 5 maggio lì, 2002, che io ho vissuto poco e niente, perché non avevo nemmeno 10 anni, avevo 9 all'epoca, ne avrei fatti 10 da lì a poco, l'Inter ci è rimasta così male, e rischia anche quest'anno un epilogo simile, poi aggiungiamoci il discorso Paolo Dybala, che a una settimana dalla finale è entrato, ecco, pensare che a fine anno la Coppa Italia possa andare alla Juventus, lo scudetto al Milan. Completate voi la frase. Spero di aver detto quello che, non lo so, potete condividere anche voi. Io
ribadisco, non mi piace andare troppo nel dettaglio, magari lo farò con mio papà, che ha vissuto la curva tanti anni. Io quello che potevo dire sull'argomento l'ho detto. Mi dispiace perché tanti magari hanno anche pensato che ci fossero delle cose che non si potevano dire. No, semplicemente non avendo mai vissuto la curva, ma avendo sempre vissuto lo stadio da tribuna, comunque poche volte in curva, quelle poche volte che mi è capitato, me ne viene in mente un'altra, la prima di Champions, il ritorno di Champions della Juventus post Calciopoli, che era Juventus Shamrock, no, non era Shamrock Rovers, era Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers lo sono andato a vedere a Modena, gol di Del Piero, e c'era addirittura uno sciopero della curva, al gol di Bonucci ho esultato, mi hanno detto di non esultare assolutamente perché era vietato, quindi ci sono aneddoti belli, aneddoti brutti, secondo me, da raccontare, inerenti al tifo in generale, però come sempre sono cose abbastanza soggettive.